Benedizione degli oggetti religiosi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ascoltiamo la parola dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Preghiamo. Dio eterno e onnipotente, che ci affidi, che ci sottometti il mondo affinché ognuno possa aiutare gli altri, imploriamo la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti per i loro bisogni, che riconoscano in te il bene supremo e che amino i propri fratelli di un amore sincero per Gesù Cristo nostro Signore. Dio onnipotente vi benedica e benedica i vostri oggetti religiosi, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Apriamoci al Signore. Come Maria diciamo, eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Gesù ci invita, dice: portatemi i vostri fardelli, tutto quello che vi sovraccarica, che vi affatica, tutto quello che non è chiaro per voi, tutto ciò che vi fa soffrire, tutto questo portatemelo. E imparate da me, dice Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie per il tuo amore divino. Grazie perché tu ci ami, perché il tuo amore è come un sole che brilla per i cattivi e per i buoni. Grazie perché tu mi ami, grazie perché sono un essere prediletto da te, grazie perché tu mi perdoni. Grazie perché come il Padre misericordioso tu mi stringi nelle tue braccia, mi ricevi nelle tue braccia. Grazie Gesù.
risvegliamo la fede in ognuno di noi, la fede nel tuo amore. E col cuore io possa credere che tu sei il Padre misericordioso che mi ama, che mi perdona. Signore, risveglia la mia fede, che io possa credere, che io possa avere fiducia totale in te e che non mi preoccupi, che io non sia nell'angoscia, che io possa vivere una fiducia smisurata in te. Signore, sveglia la mia fede, che io possa credere che niente ti è impossibile, Dio. Gesù, credo. Gesù, ho fiducia in te. Oh Gesù, la Madre tua ci invita a pregare per la guarigione del nostro cuore. Dice: guardate con il cuore, guardate Dio e l'uomo con il cuore. Oh Gesù, il mio cuore ha bisogno di essere guarito. Il mio cuore è ferito. Ti preghiamo per tutte le persone che hanno un cuore ferito. Sono ferito. Sono ferito da alcune parole o in altri modi. Porto queste ferite e non riesco a perdonare. E allora ci sono delle persone che non saluto più, con le quali non parlo più. La pace non è presente dentro di me. Oh Gesù, guarisci il mio cuore. Oh Gesù, dammi amore per queste persone che non riesco ad amare, per queste persone che non sopporto. Dammi amore per quelle persone che sono pesanti per me, persone che mi hanno ferito. Dammi amore, oh Gesù. Che il tuo amore guarisca il mio cuore. Oh Gesù, dammi l'amore. Kad ne praždam, u meni je tama. Quando non perdono, l'oscurità è in me, quando non c'è amore nel mio cuore, allora non vedo più le cose positive negli altri. Quando non c'è amore nel mio cuore, allora non riesco a vedere quello che è buono. Non vedo altro che le debolezze, le cose che non vanno. Giudico gli altri e li critico, dico del male degli altri. Oh Gesù, dammi amore. Che l'amore guarisca il mio cuore, che apra i miei occhi. Sono insoddisfatto, non perché non ho abbastanza per vivere,
ma perché non vedo quello che ho, vedo solo quello che non ho. Oh Gesù, aprimi gli occhi, guarisci il mio cuore. Dammi amore, Gesù, e che il tuo amore guarisca il mio cuore. Oh Gesù, grazie. Oh Gesù, il mio cuore è prigioniero. Preghiamo per tutte quelle persone il cui cuore è nella prigione dell'odio, della gelosia, dell'invidia. Le cose imprigionano il cuore. Diventiamo schiavi delle cose. Ci sono dei bisogni, bisogno di nutrirsi, di bere, di vestirsi, di avere scarpe, una casa, ma c'è anche l'avarizia, la concupiscenza. Quando creo un di più di cui non ho bisogno, cose di cui non ho bisogno per vivere, e divento schiavo e cerco sempre di più e divengo sempre più prigioniero. Oh Gesù, libera il mio cuore. Oh Gesù, dammi la libertà del cuore. A volte sono anche imprigionato dal pensiero degli altri. Ti preghiamo, Signore, anche per tutte quelle persone che sono prigioniere della droga, dell'alcol, del gioco d'azzardo, della pornografia, da ogni altra dipendenza e influenza. Signore, liberaci. Oh Signore, liberaci. Dacci la tua pace. Ti presentiamo tutte le nostre croci, Signore. Tu ci insegni che una croce accettata è un cammino verso la pace. Oh Gesù, dacci questa grazia, dacci la grazia di poterci accettare, accettare noi stessi così come siamo. E se non accetto me stesso, non sono in pace. Se non accetto gli altri così come sono, non sono in pace. Oh Gesù, dammi la grazia di accettare gli altri come sono, di accettare mia moglie così come è, di accettare mio marito com'è e non come io l'immagino. Dammi la grazia di accettare anche l'handicap, la malattia, la perdita. Oh Gesù, ti ringrazio.
Ti ringrazio per tutto quello che è accaduto, per tutto quello che accadrà. Grazie di tutto. Grazie, Signore. Ti presentiamo tutti i malati nel corpo, nello spirito, dai loro la pace. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.